Dopo la sconfitta della scorsa settimana, il Real Casalnuovo cerca la terza vittoria interna consecutiva. Allo stadio Iorio arriva il Ragusa, mister Esposito. Tra infortuni e squalifiche ha delle assenze. La prima grande occasione per i padroni di casa al nono minuto. Pinna scivola via sull'out di destra, palla per Reginaldo che non inquadra lo specchio della porta. Ci prova, poi paga, incursione centrale del numero 2, il destro è facile preda di Freddi al 18esimo. Prima iniziativa del Ragusa con un tiro velenoso con il mancino di Vitelli che termina sul fondo. Inizia ad alzare i giri del motore il Ragusa, Vitelli verticalizza per Manfrellotti, il numero 9, però si fa ipnotizzare da Rossi. Due minuti più tardi, altro duello tra Manfrellotti e Rossi, ancora vinto dal portiere del Real Casalnuovo. Al 33esimo Pinna imbecca Reginaldo che trafigge Freddi, ma il numero 10 è stato pizzicato in fuorigioco. Il Ragusa si fa pericoloso con una punizione di Romano che termina alto. È il preludio al gol che arriva al minuto 38. Tuccio cambia gioco per Mussa. Cross basso del numero 20 per la girata di Romano in area di rigore che vale lo 0-1. Ospite poco prima del duplice fischio. Grande occasione per il Real Casalnuovo di tornare subito in partita. Carnevale allarga il gioco per Piga. Tiro cross del numero 2 dove Reginaldo non ci arriva ad un soffio e si va al riposo. Sullo 0-1. Con le immagini andiamo alla ripresa. Il Real Casalnuovo parte subito forte. Pinna si incunea in area di rigore, viene steso per l'arbitro e rigore che lo stesso numero 7 trasforma riportando in equilibrio il punteggio. Dopo la rete, contatto tra Manfrellotto e Pinna, proteste dei padroni di casa che reclamavano il secondo giallo ai danni del numero 9 del Ragusa. Occasione poco dopo proprio per Manfrellotti con la parata da parte di Rossi. Il Real Casalnuovo spinge sull'acceleratore e sfiora il vantaggio, prima con Reginaldo, poi con Pinna, murati entrambi dalla difesa del Ragusa. Ci prova ancora la squadra di casa. Su uno spiovente Freddi esce male, la sfera arriva a Pinna che però non riesce a centrare la porta dalla distanza. All'81esimo clamorosa occasione per Mussa, tu per tu con Rossi, miracolo del portiere del Real Casalnuovo sull'angolo successivo, però Agatino pesca Porcaro che sigla di testa l'1-2 che di fatto spezza il match, perché al 90esimo, sempre sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Eiaki chiude la contesa con il punto dell'1-3. L'ultimo sussulto del match è per Castellano che calcia alto da buona posizione. Arriva il triplice fischio allo Iorio, il Real Casalnuovo registra la prima sconfitta interna stagionale. Testa subito alla trasferta di Trapani in programma mercoledì.